Dilettantissimo da ormai 2 anni ha allargato gli obiettivi delle sue telecamere anche al calcio dei piccoli, con risultato peraltro ottimi grazie alla produzione televisiva di Campionissimi, produzione che quest'estate scenderà in campo in prima persona con l'organizzazione del campo estivo più atteso di tutta la regione. In tal senso non poteva passare inosservato il Torneo della Liberazione, organizzato dal Circolo Merlino 8 marzo, una manifestazione calcistica maschile e femminile volta alle scuole elementari del comprensorio di Sestri Ponente, Cornigliano e San Pier d'Arena, una kermesse che davvero non ha nulla da invidiare a tornei ben più noti, ma solo perché più sponsorizzati. Noi non siamo citati, però, come dico, sono 19 anni e dà sempre questa partecipazione. Le squadre sono dai 15 ai 17 a secondo degli anni, ma siamo arrivati anche a 19. Pertanto noi siamo fieri di questo anche perché, come si può vedere dalle immagini, è molto partecipata, è molto sentita nelle scuole, lo stanno aspettando. Non solo, ma è anche messa come manifestazione scolastica. Per 7 sabati sul campo del Circolo 8 marzo si sono sfidate le scuole di Cornigliano, dal 25 aprile, la Cicala di San Pier d'Arena, la Foglietta, il San Giovanni Battista, il Carducci e l'Istituto Tomaseo, per un totale di 15 squadre che hanno portato sul leggendario campetto del Merlino qualcosa come 150 piccoli campioni in erba. Calcio e scuola, che poi vuol dire sport ed educazione, secondo quel binomio atavico e classico che i romani amavano sintetizzare con una frase che si è tramandata nei secoli e che riconosce nell'attività sportiva di qualsiasi genere il concetto di mens sana in corpore sano. Certo, infatti ringraziando i bambini io ho provato a parlare sia di liberazione come era doveroso che fosse, ma anche di torneo, mettendo in evidenza come quando si fa sport al loro livello, in maniera sana, in maniera corretta, in maniera leale, si contribuisce a fare socialità. Quando poi lo sport diventa qualcosa di diverso, ovviamente non avrebbe avuto e non avrà comunque il nostro appoggio, il nostro patrocinio, perché non è certo quello che è il nostro ideale di sport. Per la mera cronaca, il torneo è stato dominato dal Carducci, che si è aggiudicato il torneo maschile e femminile, oltre a premi speciali per il miglior portiere femminile, Alessia Clavarino, e il miglior marcatore maschile, il piccolo Malusà, qui in gol alla Del Piero nella finale. Il risultato però, si sa, passa in secondo piano e la 19ª edizione passa in archivio, tramandando alle nuove generazioni i valori sempre più difficili da trasmettere in un momento politico-economico davvero difficile come quelli del 25 aprile e quindi della liberazione e in senso più lato della libertà, per non far sparire nel dimenticatoio una delle memorie più importanti della nostra società. Bisogna avere orecchio.